Questa gara è solamente da applausi. Abbiamo assistito forse a una delle gare più belle di quest'anno. Tantissimi sorpassi, il pit stop di Verstappen sbagliato che poi ha dovuto rimontare, la possibilità di Hamilton di conquistare la sua prima vittoria dell'anno. E ricordiamo che fino a questo momento in ogni stagione in Formula 1 dal 2007 ha sempre conquistato una vittoria. Ma non solo, la rimonta di Leclerc dalla 12ª alla 3ª posizione con dei sorpassi di capolavoro. Abbiamo visto la possibilità di Vettel di arrivare in top 5 a fine gara. Peccato poi per il pit stop sbagliato di Aston Martin, dove ha perso all'incirca 14 secondi. Ma che gara ha fatto Seb? Ma soprattutto cosa ha fatto con Magnussen all'ultimo giro? Si è conquistato l'ottava posizione in una maniera incredibile con quel sorpasso all'esterno che poi diventa interno. Magnussen ha fatto una strategia incredibile facendo solamente una sosta e 38 giri con le medie. Bisogna anche parlare ovviamente dell'incidente tra Alonso e Stroll, che non ha avuto conseguenze gravi per fortuna. Ma che paura, quanti detriti in pista. E ovviamente c'è anche da parlare della speronata di Sainz data da Russell all'inizio gara. Insomma, gli argomenti per questo post-GP gli abbiamo. Possiamo dire che è stata una delle gare migliori dell'anno grazie Austin, aiutata anche dalla safety car ovviamente. Ma dobbiamo fare anche un applauso al pubblico americano molto presente in pista, 440.000 persone presenti nel weekend. Ma soprattutto dobbiamo parlare dei top team e del loro passo gara. Prima di iniziare con questo post GP lasciate un like per supportare la serie e la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro momento preferito della gara e invece il momento più brutto. E scrivetemi anche chi è il vostro MVP di giornata. E in questa gara qua ci sono tantissimi piloti che se lo meritano. Dal mio punto di vista i migliori sono stati sia Verstappen che Vettel. Forse ci metterei Vettel perché davvero ha fatto una gara perfetta al di là del pit stop sbagliato di Aston Martin. Non siete ancora iscritti al canale? Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche. Per voi è gratis, ma per me fa una gran differenza per sostenere questo progetto. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico contenuti esclusivi sulla Formula 1. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo subito con questo video post GP e andiamo ad analizzare la gara di Austin. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Voglio partire dalla partenza, dove Sainz è partito non tanto bene, è stato subito passato da Verstappen, che ha fatto uno start strepitoso, e purtroppo partendo male Sainz si è messo anche in una situazione molto molto difficile da gestire. Con tanto traffico in curva 1 a Austin è normale che ci possano essere anche dei contatti. Abbiamo visto come Verstappen ha fatto una mossa molto furba, infatti si è preso la posizione su Sainz in staccata e in percorrenza in uscita leggermente rallentato per non dare la possibilità a Sainz di incrociare la traiettoria. Sainz era già pronto a incrociare, cercare di prendere a posizione in uscita, ma frenando Verstappen ha frenato Sainz, quindi Hamilton l'ha tamponato da dietro e Russell, che aveva già sbagliato la staccata andando al bloccaggio per prendersi a posizione su Hamilton, è andato anche a perforare Sainz sulla pancia, nel dettaglio nella zona dell'intercooler, avendo quindi un problema idraulico e si è dovuto ritirare quindi Sainz. Verstappen al di là di tutto oggi si è strameritato la vittoria e il ritmo con le medie era buono, il ritmo con le hard anche era molto buono, gli hanno quasi distrutto la gara con il pit stop lento sugli 11 secondi in casa Red Bull, hanno avuto problemi nel cercare di tirar fuori la gomma anteriore sinistra. Fatto sta che nonostante il tempo perso dal pit stop, le posizioni perse poi dopo, infatti è rientrato in quarta posizione, è riuscito comunque a fare una grandissima rimonta a prendersi a posizione su Leclerc, con prima l'incrocio tra i due bellissimo ragazzi, lì Leclerc l'ha studiata benissimo. Poi ovviamente la Ferrari non poteva nulla contro la velocità di punta maggiore di Red Bull sul rettilineo e quindi Leclerc ha dovuto per forza cedere la posizione su Verstappen una volta entrato in zona DRS, perché la Red Bull è davvero troppo veloce sul dritto, avendo anche quest'ala posteriore di medio carico molto grande gli permette di sfruttare meglio anche il DRS. E nonostante la Mercedes ha provato a fare l'undercut in entrambi i pit stop, soprattutto è stata una grandissima intuizione secondo pit stop di Hamilton, che è avvenuto qualche giro prima mettendo la hard. La hard funzionava molto bene sulla Mercedes. Lì ha cercato di guadagnare Hamilton anche su Verstappen, che poi si è fermato a mettere la media. Infatti a fine gara abbiamo visto come Leclerc e Verstappen avevano la media, mentre Hamilton aveva la hard. La media funzionava meglio sulla Red Bull, la hard funzionava meglio sulla Mercedes. Comunque il passo gara di Hamilton è stato molto costante fino alla fine, solo che una volta entrata in zona DRS la Red Bull nei confronti Mercedes volava. Mercedes è come se avesse un paracadute nella zona del diffusore del beam wing, infatti rallenta tantissima tantissima resistenza aerodinamica sul dritto. Poi va molto forte invece in curva, ha migliorato molto anche le performance della V13 nel tratto misto, avendo una monoposto anche più leggera da questo weekend. Però sul dritto non ce n'è, la Red Bull ne ha di più, e infatti abbiamo visto come Verstappen è riuscito a fare un sorpasso capolavoro nei confronti di Hamilton. Infatti all'inizio del secondo rettilineo era a 9 decimi di stacco Verstappen nei confronti di Hamilton, e alla fine il rettilineo gli ha tirato una staccata incredibile Verstappen, riuscendo a prendersi una posizione davvero in maniera sontuosa
impetuosa. Abbiamo visto anche alla fine come Hamilton si lamentava molto dei track limits di Verstappen, che però non li infrangeva. E abbiamo visto sia Max che Lewis andare al limite anche con i track limits, ricevere la bandiera bianco e nera, e bastava anche solamente un warning in più per ricevere la penalità. E questo a dimostrazione del fatto che entrambi erano proprio al limite. Quindi Verstappen ha fatto una gara perfetta, secondo me si merita anche lui l'MVP. Red Bull si merita invece un cartellino rosso per il pit stop sbagliato con Verstappen, anche se poi dopo gli altri pit stop li ha fatti molto bene. E dimostra Verstappen di essere un grandissimo pilota, aiutato ovviamente da un monoposto che è una navicella spaziale che va velocissimo sul dritto. Però dire che tutto quello che sta meritando Verstappen è solo merito della monoposto è sbagliato. Bisogna dare tanto merito a Verstappen quanto alla Red Bull che ha sviluppato questa monoposto. E so già che ci saranno tanti di voi che diranno: sì, ma è facile sviluppare una monoposto così veloce quando si va a sforare anche il budget cap nel 2022. Non posso darvi torto, perché ancora non sappiamo i bilanci finali del 2022. Può essere che Red Bull abbia sforato anche quest'anno, e in tal caso sarebbe un'ingiustizia e sarebbe inaccettabile. Però fino a prova contraria non possiamo ancora dirlo. Quindi io do il beneficio del dubbio e sono ottimista che non l'abbiano sforato quest'anno e che quindi Red Bull abbia fatto semplicemente un buon lavoro nello sviluppo. Anche se, ripeto, ovviamente qualche dubbio c'è vedendo anche il telaio omologato quest'estate, che poi è stato rinviato al 2023. Forse per non sforare col budget cap, e anche il fatto che nelle velocità di punta vediamo una Red Bull che arriva sui 321 km/h di punta, mentre Mercedes 311 e Ferrari 314, e Red Bull usa anche l'ala posteriore ad alto carico, qualche dubbio ti viene. O hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, oppure magari hanno sforato nelle regole, nel budget cap, e quindi anche questo mondiale sarebbe falsato. Però ripeto, voglio essere ottimista e faccio i miei complimenti a Red Bull e a Verstappen. Voglio fare i miei complimenti più grandi a Sir Lewis Hamilton, che ha fatto una gara incredibile. Ha tenuto un ritmo costante all'inizio alla fine. Quando gli hanno chiesto di gestire la gomma, l'ha gestita. Quando gli hanno chiesto di spingere, invece ha spinto al limite. E quelli che dicevano a inizio anno: Hamilton è bollito, è a fine carriera, guarda Russell come va più forte di lui. E io lo dicevo a inizio anno: aspettate ragazzi a parlare, perché Lewis è sempre stato abituato a guidare una macchina perfetta sul bilanciamento. E quindi è normale, quando ti trovi una macchina che ha tanto porpoising, che è guidabile e ha tantissimo sottosterzo, fai fatica. Molto di più invece di un Russell, che era abituato a guidare un trattore di una Williams negli scorsi anni. Una volta che la Mercedes ha migliorato tutti i suoi punti deboli, a parte la resistenza aerodinamica, abbiamo visto un Hamilton fortissimo da metà stagione fino ad ora. E questa gara qua, ve lo devo dire sinceramente, se la meritava Sir Lewis. E anche Mercedes ha fatto un lavoro straordinario nelle strategie, c'è anche da dire questo, assolutamente. Bello rivedere la bagarre tra Hamilton e Verstappen, anche se Hamilton aveva una macchina leggermente più lenta, però abbiamo visto la rabbia, la voglia di tornare a vincere di Lewis. Voleva quella vittoria annuale e la voleva a tutti i costi. Io sinceramente spero arrivi entro la fine una vittoria per Lewis, se la merita. Ha fatto una seconda parte di stagione davvero fenomenale, tirando fuori sempre il massimo monoposto, soprattutto sul ritmo gara. E devo dire che se in quel momento Verstappen non passa facendo una mossa capolavoro a straccio di licenza, beh, Lewis poteva anche giocarsela con Max. Rimanendo anche in zona DRS, peccato per l'errore di Lewis che ha fatto quel bloccaggio che non gli ha permesso di poi avere il DRS dopo. Altrimenti forse anche una minima chance ce l'aveva di mettere pressione a Max, o prendere un avvertimento per Max, un warning, e quindi poi prendere penalità, o comunque cercare di passarlo in un altro modo, anche se comunque la Red Bull andava fortissimo sul dritto, quindi non era facile. L'amarezza rimane, perché abbiamo visto anche sul podio molto deluso Hamilton. Voleva vincere questa gara e continuare col suo record di una vittoria per stagione minimo, da quando ha iniziato in carriera. Però possiamo dare un 9,5 a Hamilton, forse quel mezzo punto lo togliamo perché non è riuscito a vincere, ma davvero gara incredibile. Voglio fare i miei complimenti anche a Leclerc, che comunque ha fatto una gara incredibile anche lui, ragazzi. Oggi un sacco di piloti non hanno deluso. Da dodicesimo a terzo ha fatto dei sorpassi incredibili, in particolare quello su Perez mi è piaciuto tantissimo. Non pensavo ci potesse stare lì all'interno, invece ha tirato una staccata incredibile, è riuscito a tenere anche la monoposto al limite in curva 12 all'interno della linea bianca. Ricordiamo, se fosse uscito con tutte e quattro le ruote doveva ridare la posizione, e invece è riuscito a stare quel quanto che basta toccando quella linea bianca per tenersi a posizione anche su Perez. Sono andati col piano E con Leclerc, che gli ha dato la possibilità di scegliere era la gomma da montare a fine gara, e lui ha deciso di montarla media come anche Verstappen per giocarsela alla pari con Max. Corsa noi poi forse la Ferrari poteva sceglierla hard, come ha fatto anche la Mercedes, siccome Leclerc era anche davanti a Max, e magari cercare di tenerlo i primi giri e poi con la gomma più dura avere un vantaggio a fine gara. Però non voglio recriminare la scelta della gomma, ha fatto bene Ferrari a far scegliere Leclerc in questo caso, e secondo me indipendentemente dalla gomma che poi sceglieva Leclerc, medio o hard, comunque Verstappen si prendeva la posizione. Quindi al di là di tutto va bene questo terzo posto, ed era il risultato massimo a cui Leclerc poteva ambire. E se andiamo a fare una media dei passi gara, vediamo che Verstappen ha il passo gara migliore. A 3 decimi dietro c'è Hamilton, e poi a 6 decimi dietro c'è Leclerc.
ma soprattutto un Verstappen molto costante con i tempi e ancora più forte di Mercedes e Ferrari con la gestione dei pneumatici. Leclerc ovviamente ha dovuto anche rimontare e quindi è stato impegnato anche dei sorpassi che noi hanno permesso di tenere un ritmo gara migliore, però comunque Mercedes e Ferrari sono molto simili come ritmo gara ora. E Mercedes si avvicina anche a Red Bull comunque. La cosa un po' strana sul consumo delle gomme, possiamo dire che Hamilton ha avuto un alto degrado a fine gara con le hard, mentre Verstappen e Leclerc con le medie hanno avuto un rendimento più costante. Infatti io dicevo, cavolo, Hamilton alle hard, figurati se Verstappen riesce ad andarlo a prendere. Ok che ha più passo Verstappen, ma poi con il corso dei giri Hamilton avrà un vantaggio sul compound della gomma più duro. Invece no, e questo si deve anche alle performance della Mercedes. Quarto Perez, che è arrivato davvero vicino nei confronti di Leclerc nel prendersi la posizione, ha fatto anche lui una bella gara. Ricordiamoci che anche lui era penalizzato e partiva da dietro, e in più Perez non aveva neanche una parte dell'end plate per un contatto a inizio gara, e nonostante ciò non ha perso tanto di carico aerodinamico, è riuscito a fare una buona gara, quasi arrivare a podio. Quindi complimenti anche a Perez. Russell è tutto il weekend che mi ha un po' deluso sul passo gara, me lo aspettavo più forte. Sta facendo un po' di fatica in queste ultime gare, soprattutto appunto sulla gestione delle gomme, non tanto sul ritmo in qualifica che invece è sui livelli di Lewis. Deve migliorare questa cosa Russell e essere secondo me più scorrevole anche nelle linee. Tende a fare troppe correzioni che poi portano a un'usura maggiore anche dello pneumatico. Parliamo ora dell'incidente tra Stroll e Alonso. Madonna ragazzi, che paura che mi ha fatto venire quell'incidente lì. E rivedendolo più volte, sia dall'onboard di Alonso sia dall'onboard di Stroll, si vede che la maggior parte della colpa ce l'ha Stroll. Infatti Stroll fa una leggera correzione verso sinistra quando Alonso era già con lo sterzo girato per passarlo a sinistra, quindi verso l'interno, ma Stroll fa questa correzione troppo tardi, andando poi a sbattere contro Alonso, che quindi poi prende il volo e quasi decolla. Alonso secondo me arriva troppo vicino a Stroll nel prendere la scia, poteva anche affiancarlo un po' prima, tanto comunque aveva il DRS e l'avrebbe passato comunque anche di velocità di punta. Però ovviamente la maggior parte della colpa ce l'ha Stroll, per carità. Comunque al di là di questo abbiamo visto Alonso che quasi prendeva il volo, perché ragazzi queste monoposto sono come degli aerei con le ali al contrario, e Alonso in quel momento aveva una velocità molto alta per il peso della monoposto. Un Boeing 787 con una velocità molto maggiore e con un peso anche maggiore, facendo un rapporto peso-velocità, prenderebbe il volo con quella velocità lì. Alonso in quel momento era all'incirca sui 180 miglia per ora, fate voi poi la conversione, mentre un Boeing 787 gli servono 110 miglia per ora per prendere il volo. Quindi era nettamente superiore la velocità di Alonso e quasi stava per prendere il volo e fare un 360 verticale, come fece Webber in passato. Per fortuna ci sono state anche conseguenze gravi per i piloti, e Alonso dopo quell'incidente lì comunque ha fatto una gara straordinaria, e la sua Alpina è comunque fatta di marmo perché non si è fatta quasi nulla, ed è riuscita a terminare la gara in settima posizione dietro a uno straordinario Lando Norris. Vettel ottavo, ma è stato molto sacrificato dalla strategia. Infatti alla fine ha fatto solamente 16 giri con quella hard e un pit stop lunghissimo, eterno, simile a quello di Verstappen. E voglio fare i miei complimenti a Magnussen anche, che ha fatto una gara straordinaria come dicevo prima, facendo solamente una sosta. Non capisco tanto la penalità a Gasly, che ha lasciato più di 10 macchine in distanza l'auto davanti sotto safety car e è andato subito 5 secondi di penalità, mentre Perez è successa la stessa cosa a Singapore, è andato prima una reprimenda e poi 5 secondi di penalità, che sono arrivati dopo 3 ore, ci ricordiamo tutto il casino con anche la possibilità di Leclerc di vincere quella gara. Però questo è quello che ha deciso la direzione gara, e speriamo che ci sia una costanza nell'assegnazione delle penalità. E si sta lamentando molto in questo momento che Alonso e Perez non sono rientrati ai box, nonostante gli abbiano dato la bandiera nera arancione, ovvero che hanno una macchina troppo danneggiata e quindi pericolosa in pista e devono fermarsi a cambiare i pezzi o ritirarsi. Mentre la Haas quest'anno con Magnussen era già successo e si sono dovuti fermare sacrificando quella gara. Quindi vedremo se verranno penalizzati Alonso e Perez per questo motivo. Insomma, abbiamo visto un Verstappen stratosferico che ha raggiunto le 13 vittorie stagionali, uguagliando Vettel nel 2013 e Schumacher nel 2004. E vedremo se riuscirà ad andare a sorpassare questo record andando a conquistare il numero maggiore di vittorie nell'arco di una stagione. Mancano ancora 3 gare, ce la può fare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro momento migliore e peggiore della gara, e a chi dareste l'MVP di questa gara qui ad Austin. A sto giro è molto tirata, devo dire. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie della Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo al prossimo video.